Faccetto una domanda dalle 100 pistole, 36esimo minuto, 0-0, vittoria 10 uomini, palla che non vuole entrare, hai per caso visto i fantasmi dell'andata che tu non c'eri? Purtroppo sì, purtroppo mancava poco e una partita storta che l'abbiamo caratterizzata sul filo di rasoio nei minuti finali. Senti, troppa differenza però tra la prima frazione di gioco e la seconda, come te la spieghi? La prima frazione di gioco ci siamo un pochettino adattati troppo tardi al campo, anche alle loro qualità di gioco, palle lunghe sui due attaccanti che cercavano di metterci in difficoltà e non abbiamo trovato bene le misure, poi ci siamo riorganizzati e abbiamo trovato la quadratura giusta. Una squadra che adesso ha davanti un cammino che paradossalmente potrebbe sembrare facile, ma l'esperienza del girone di andata ci insegna che proprio con quelle squadre di bassa classifica abbiamo perso i punti che adesso ci distaccano dalla vetta, no? Con quale mentalità approcciarsi alle restanti partite con il recupero del Ragusa anche in mezzo? Niente, noi dobbiamo, ogni partita per noi è una finale, le ultime partite che mancano sono le partite più importanti della stagione. E qui poi non possiamo più sbagliare e affrontarle sempre con la massima concentrazione, lasciando il passato, le partite dell'andata oramai sono una storia a sé. Pensiamo già a domenica che abbiamo una squadra che è andata, abbiamo lasciato dei punti e di conseguenza dobbiamo riacquistarci quello che abbiamo lasciato.